Buongiorno ragazzi, il giorno dopo siamo ancora qua a esaltarci, non tanto per la prestazione, come abbiamo già detto anche ieri sera, quanto più per il concetto, per il risultato, che alla fine è quello che conta per riuscire a scalare posizioni in classifica. Io ve l'ho chiesto qualche tempo fa, in questo momento cosa volete? Il risultato o la prestazione? E mi ero schierato dalla parte del risultato, io sono un risultatista. Spero che la Juventus possa riuscire in questa impresa di scavalcare tutte le squadre che in questo momento sono sopra in classifica e a fine anno poter alzare al cielo il decimo scudetto consecutivo, che secondo me è e deve rimanere il primo vero obiettivo della stagione, perché lo sappiamo bene, il sogno è la Champions. Dovessi firmare oggi, preferirei vincere la Champions, ma è anche la cosa più complicata. È una roba che viene se proprio si allineano tutti i pianeti. Invece lo scudetto è una questione di continuità e di lotta con se stessi. Prima di tutto, prima di cominciare, One Football, qui sotto in descrizione. Scaricatela, scaricate l'app che vi servirà per tenere monitorato tutti i movimenti di mercato e tutti i movimenti anche di questa Juve che si prepara ad affrontare un Genoa prima del big match contro l'Inter in programma domenica sera. Quindi One Football ci servirà e vi servirà per rimanere aggiornati su tutto quello che accadrà in orbita Juventus. Se mi piace questo video, cerchiamo di continuare questo trend positivo che ci sta accompagnando ormai da un anno a questa parte, anni a questa parte, mesi, settimane, giorni, e sono sempre molto contento di vedere tutti i vostri commenti, le vostre riflessioni qui sotto nei commenti. Allora, Szczęsny, partiamo dicendo che non ha colpe sul gol, non ha fatto particolari interventi perché comunque il Sassuolo nell'unica vera propria occasione che gli abbiamo concesso ci ha fatto gol, quindi penso che la pagella di Szczęsny sia abbastanza facile. 6 senza colpe, senza infamia, senza lode, quasi spettatore non protagonista che alla fine va a subire gol e io ce l'ho al fantacalcio e speravo di non subirlo, ma al di là del fantacalcio ve l'ho sempre detto, preferisco vincere 3-0 piuttosto che 5-2. Preferisco concludere una partita senza gol subiti, perché mi fa sentire meglio, mi fa sentire più padrone del campo. Poi ovviamente c'è da sviscerare la partita e non conta sempre solo il risultato, ma questa è la mia mentalità, questa è la mia concettualità. Szczęsny comunque partita da 6. Poi passiamo subito al lato dolente della difesa, cioè Demiral e cioè Bonucci. Allora, secondo me qua ce n'è tanto di cui parlare. Sicuramente, ancora una volta, dobbiamo sottolineare e mettere in copertina un fatto in particolare. Che Bonucci fa fatica. Bonucci fa una fatica immensa. Il giallo che si è procurato poteva diventare un provvedimento disciplinare ben più grave. Quindi da cartellino giallo poteva diventare cartellino rosso. Per fortuna aveva le spalle coperte da Danilo Demiral che potevano comunque intervenire, fare la giocata e arrivare sul pallone prima di Caputo che un po' l'ha uccellato, ma lo sappiamo ormai. Bonucci fa una fatica a marcare l'attaccante che è una cosa preoccupante, un trend preoccupante, soprattutto dopo, secondo me, un ottimo Bonucci, cioè quello della stagione scorsa, vedere questo Bonucci che, a rigor di logica, nella difesa 3, dove lui è sempre stato il leader, il padrone, di quel ruolo, pensavo potesse fare molto meglio, invece fino adesso non sono assolutamente soddisfatto della stagione di Bonucci e la positività di De Ligt al Covid mi preoccupa un pochino, perché pensare a Bonucci che marca Lukaku. Poi magari va tutto bene, anzi Bonucci giganteggia su Lukaku, sicuramente sulla carta è un duello impari, è un duello pericoloso, quest'anno abbiamo visto Bonucci andare in difficoltà praticamente con tutti gli attaccanti del mondo, con Kalinic, ieri sera con Caputo, quindi sono cose che ti fanno un po' preoccupare. Poi sul gol una copertura a metà tra Bonucci e Demiral, diciamo così, il passaggio di Ramsey che non è esattamente sulla traiettoria, non dovrebbe partire quel passaggio, quindi poi la difesa si va un po' a scombinare, ma secondo me gli errori di De Ligt e Demiral in coppia sono evidenti. È un Demiral che ieri sera non è che mi abbia proprio fatto impazzire, non mi ha regalato quella sicurezza, l'ho visto un po' ballerino, l'ho visto sempre un po' titubante negli interventi, poi la solita grinta, la solita voglia di sradicare il pallone e trasformare l'azione da difensiva a offensiva, però non mi ha dato tutta quella sicurezza al pari di De Ligt, quindi io voglio dare un 5 a Bonucci perché veramente ha perso quasi sempre la marcatura sul gol, ripeto, secondo me un po' in ritardo lo è stato, è un 5,5 de Demiral perché secondo me sul gol è una bella frettata in due, lì non può un giocatore come De Frel, quindi non un grandissimo giocatore con tutto rispetto per De Frel, ma non è quello che andiamo a incontrare in Champions League ai quarti, alle semifinali, agli ottavi, non è quel tipo di giocatore lì De Frel, lo dice la sua storia. Che in mezzo a due difensori come Demiral e Bonucci, che a tutti gli effetti in questo momento sono i titolari della Juventus, ci ha tagliato come un coltello nel burro.
non sono soddisfatto della prestazione difensiva dei due e penso che nemmeno Pirlo lo sia, penso che oggi ne stiano un po' parlando, quindi 5 e mezzo e 5. Tutto un discorso diverso invece va fatto per il nostro caro Danilone. Danilone è veramente una roba atomica, ma che bene, ma che bene. Vabbè, oggi esagero, gli do 8, perché se questo è bravo nella fase difensiva, è bravo nell'uno contro uno, è bravo nell'anticipo, è bravo nell'impostazione, è bravo tatticamente, è bravo a scalare, è bravo a fare un po' il terzino e un po' il centrale, è bravo a segnare un gol incredibile, è bravo a fare l'assist per Ronaldo per il 3-1 finale. Oh ragazzi, è bravo, cioè è bravo, non si può dire niente. Se poi addirittura si mette a risolverti le partite complicate, ma risolvertele facendo gol e assist. 8. 8 in pagella, in assoluto il migliore, anima e corpo di questa squadra. Era diffidato, era a rischio, squalifica contro l'Inter. Non solo non prende il cartellino, ma veramente decide, risolve, giganteggia all'interno della partita. Guarda, un bacio perché sembra tutta un'altra storia adesso a ripensare a quello scambio Cancelo, Danilo più soldi per Cancelo. L'anno scorso era lì disperati, si mangiava le mani, quest'anno siamo qua a dire. Che bel difensore che è diventato Danilo. Che bel difensore. Quindi veramente onore e gloria a questo signore che è arrivato in punta di piedi dopo un anno nel quale non è stato praticamente mai titolare, ma forse non ne ha nemmeno avute le opportunità, non gli è stata data l'occasione per dimostrare questa continuità. Ci si era focalizzati troppo su Alexandro e su Cuadrado, ignorando veramente Danilo, che poi diamo il merito a Pirlo di aver ritagliato una posizione, ma sicuramente il giocatore è forte in qualsiasi contesto. Non è forte solo perché giochi con la difesa 3 o la difesa 4, è forte perché tecnicamente intelligente, bravo, bravo, diciamo solo così. Poi c'è Frabotta, allora Frabotta gli do 6,5 per incoraggiamento e per aver risolto la partita, perché a tutti gli effetti la partita l'ha risolta Frabotta con quel traversone, con la complicità della difesa del Sassuolo che non può far passare quel pallone lì in mezzo, ma va bene, l'ha risolta Frabotta e l'ha risolta Ramsey. Però Frabotta non è che mi abbia fatto impazzire durante tutta la partita, però è un ragazzo giovane, è un ragazzo giovane, ricordiamocelo sempre, da Serie C. È un ragazzo che doveva fare la Serie C quest'anno, e invece fa quasi il titolare in questo momento nella Juventus. E fa, dopo una buona prestazione, dopo una buona partita col Milan a San Siro, l'assist che conclude positivamente questa rincorsa della Juventus. Rincorsa che non si è conclusa nella partita col Sassuolo, grazie al gol di Ramsey. Quindi queste cose vanno esaltate e ricordiamoci sempre i contesti. Un giocatore come Bonucci, con un'esperienza grandissima come Bonucci, non può permettersi, secondo me, di soffrire certe partite. Un giocatore come Frabotta, invece, sì, e se poi te la risolvi, devi premiarlo più che criticarlo. Quindi 6,5 e bravissimo Gianluca. Continua così, un percorso di crescita che passa anche dalle partite non eccezionali, ma se poi ce la risolvi anche con gli assist, bravo. Poi c'è Chiesa. Un Chiesa meno impattante rispetto alle ultime uscite, ma sicuramente un Chiesa sufficiente che si è sbattuto, gli voglio dare 6,5 perché l'impegno non lo fa mai mancare e soprattutto la grinta di voler rimanere in campo. È rimasto in campo nonostante una brutta entrata di Pedro Obiang che si procura il cartellino rosso e va a fare la doccia anzitempo. Poi io dico anche una roba, spero che stia bene perché la caviglia fa veramente un movimento innaturale. Solitamente quando accade questa cosa la caviglia calda ti riesce a dare una sorta di ok, puoi continuare a giocare, ma quando mi raffreddo poi magari mi gonfio. Mi auguro assolutamente che non sia così. A me è capitato, per quello che ve lo dico. Ho giocato, ero scivolato sulla caviglia, ho giocato tutta la partita, faccio la doccia, vado a casa, dopo 2 ore c'è una caviglia così che non riesco a camminare. Mi auguro che non sia assolutamente il caso di Chiesa, perché veramente ci serve, è indispensabile in questo momento, abbiamo bisogno di lui. Vai Fede, continua così. E poi passiamo un po' al centrocampo, siamo un po' a centrocampo. Allora, Arthur, ieri sera non eccezionale, non ha fatto chissà quale partita, però lui il suo lo fa sempre. È un giocatore che difficilmente vedo sotto il 6. Cioè, faccio fatica a dire no, guarda, Arthur ha fatto malissimo. Perché comunque il suo gioco è passaggi, ordine, gestione del pallone. Poi magari non ha dato tutto questo movimento, tutta questa velocità alla manovra, ma secondo me non è una partita insufficiente di Arthur. Secondo me è una partita insufficiente di Bentancur. Bentancur non mi è piaciuto. Bentancur non mi è piaciuto e forse nemmeno a Pirlo, che lo sostituisce a fine primo tempo per sfruttare quello slot extra, appunto tra le due frazioni di gioco.
non mi è piaciuto in impostazione, non mi è piaciuto nel recupero, ancora una volta un cartellino giallo che si poteva evitare probabilmente, forse buttato nella mischia insieme a McKennie Arthur perché Rabiot anch'esso era diffidato, ma Bentancur non mi ha fatto impazzire. Non mi ha fatto impazzire, secondo me non è sufficiente, non un'insufficienza grave, una partita da 5 più, 5 e mezzo giù di lì. Dispiace perché prima del Milan aveva fatto delle partite in cui il trend era positivo e poi siamo tornati un po' ad abbassarci. E quindi speriamo che l'Inter possa essere la gara giusta. Tra l'altro vi ricordo che l'anno scorso l'andata con l'Inter la risolve Higuain su un passaggio filtrante bellissimo di Bentancur. E speriamo che possa accadere la stessa cosa anche quest'anno, non ovviamente col gol di Higuain, ma con il gol di qualcun altro. Poi ancora una volta speriamo che McKennie stia bene. Speriamo che McKennie stia bene, perché ad oggi ho fatico a identificare tanti titolari se non McKennie, appunto, e nella mia testa c'è il buon caro Arthur, nella testa di Pirlo forse ancora no, ma secondo me questi sono i due che devono giocare sempre a centrocampo, con McKennie ancora di più di tutti, cioè proprio di più di tutti. Finché è stato in campo c'è stata l'azione su cui poi tra botta va il tiro e consigli devia in calcio d'angolo, McKennie ha fatto, ragazzi, una giocata con un taglio bellissimo, con i tempi giustissimi da centrocampista che si inserisce, che è sempre quello che ci è mancato, l'abbiamo sempre detto, finalmente ce l'abbiamo, infatti, guarda qua, titolare insostituibile. Poi ha fatto un bellissimo aggancio, un bellissimo palleggio, è andato a smarcarsi, ha fatto un colpo di tacco eccezionale, ha visto Frabotta, non si sa come l'ha sentito, se lo immaginava che era lì, e poi probabilmente quella stessa azione gli è costata il cambio, perché Pirlo diceva, è un problemino allo psoas, ha sentito tirare sul colpo di tacco, tra l'altro, guarda, questa partita è la mia partita, perché dopo la caviglia gonfia io ho un problema allo psoas da anni ormai e non mi va via, è una roba fastidiosissima, è un muscolino molto delicato che è lì giù vicino a dove ci sono i gioielli di famiglia, ecco, diciamo così, è un muscolo cattivo, rognoso, ostico, è difficile poi riuscire a guarirne completamente, speriamo che possa rimanere a me e non a McKennie, dallo a me, me lo tengo, tanto la mia carriera di calciatore, a 29 anni gioco negli amatori, dallo a me, anche sul sinistro, io ce l'ho a destra, dammelo sul sinistro, me lo tengo io, guarisci te, me lo tengo io, perché veramente Weston ci servi tantissimo, passa, anche te Chiesa, voglio una caviglia grossa così, passatemi, Dybala, McKennie 6, per quello che ha fatto vedere in quei pochi minuti, Dybala, dammi male al ginocchio, lo voglio io, tanto anche qua c'è un ginocchio, mi fa male, incredibile, caviglia, psoasi e ginocchio, i miei tre infortuni, dammi il ginocchio, me lo metto io, tanto non mi serve in questo momento, siamo in lockdown, sono a sedere su una sedia praticamente 20 ore al giorno, peccato perché Paulino Dybala iniziava ad ingranare, secondo me ha fatto anche una buona partita ieri sera, finché ha potuto farla, ecco, non è stata una partita insufficiente, è stata una partita da 6, non aveva ancora fatto chissà che cosa, ma era concentrato, era nella partita, cercava di far girare il pallone, cercava anche di marcare la prima linea di passaggio del Sassuolo con il regista Locatelli, che secondo me, ripeto ancora una volta, ha fatto un partitone, poi è uscito, probabilmente avrebbe fatto ottime cose all'interno di questa partita Paulo Dybala, in crescere, Udinese, Milan, speravo Sassuolo, ma invece col Sassuolo ci becchiamo un infortunio, quindi direi 6 Dybala e 6 anche a Ronaldo per il gol. Ovviamente speriamo che Dybala possa riprendersi il prima possibile. Ronaldo non ha fatto una bella partita, è una partita ancora una volta invisibile come quella col Milan, secondo me non c'è differenza tra le due partite, tranne poi al 90esimo che va a fare gol, però un po' poco per quello che è Cristiano Ronaldo, quello che ci aspettiamo da Cristiano Ronaldo, un po' poco. Quindi speriamo di averlo al meglio contro l'Inter, che è quella la partita un po' importante. Però dico anche un'altra cosa. Questa squadra, nelle ultime due partite, nonostante Cristiano Ronaldo, ha vinto, ok? E ha fatto delle scalate importanti in classifica. Senza contare su Cristiano Ronaldo, che in questo momento è sicuramente un giocatore impattante a livelli allucinanti sul gioco di Pirlo, sulla Juventus, ma non siamo Ronaldo dipendenti. Vedete, ci sono delle partite in cui Ronaldo è un corpo estraneo alla squadra e vengono fuori le individualità di Chiesa, di Kulusevski, di McKennie, di Ramsey, di Dybala, di chi c'è, di quelli che ci sono. E senza dimenticarci, sempre con Morata e Cuadrado fuori, che non è poco, dato che sono stati praticamente i due giocatori migliori della prima parte di stagione. Queste sono cose importanti in un processo di crescita della squadra. Secondo me vanno sottolineate, non sempre solo le cose negative, ma anche queste piccole cose positive danno morale.
ci danno energia per poter sperare di continuare a crescere con questa squadra, perché questa squadra è in crescita e soprattutto a livello mentale, perché siamo alla terza vittoria consecutiva, cosa che non era mai accaduta in questo momento. I ragazzi hanno capito il risultato. Giochiamo per il risultato e giochiamo partita dopo partita. Ogni partita è a sé stante, ogni partita vale 3 punti, giochiamola per vincerla e poi ci guardiamo. La classifica va vista a maggio, non importa chi è primo adesso, chi è quinto adesso, chi è sesto adesso, importa chi è primo all'ultima giornata di campionato, importa chi è retrocesso all'ultima giornata di campionato. E per arrivarci si passa dalle prestazioni. Poi le prestazioni possono essere difficili, non credo che la Juventus abbia sofferto con il Sassuolo, perché non è vero, lo ripeto, il Sassuolo ha fatto quell'unico tiro in porta su cui ha fatto gol. La Juventus ha faticato con il Sassuolo, che è ben diverso, con un Sassuolo in 10, cosa che non mi è piaciuta assolutamente, ma ne ho già parlato nel video caldo che trovate qui sopra nelle schede. Poi parliamo un po' dei giocatori che sono subentrati. Vabbè, allora, vado in ordine. Bernardeschi senza voto è entrato alla fine, Morata senza voto è entrato alla fine, Rabiot a me non è dispiaciuto quando è entrato, mi è piaciuto più di Bentancur, che come vi dicevo Bentancur non mi ha fatto impazzire, cioè proprio no, non credo che sia stata la sua partita. Invece quando è entrato Rabiot ci ha messo un po' più di fisicità, ecco, diciamo così, non una grandissima partita di Rabiot, credo che il voto sia 6, una sufficienza tirata, però secondo me ha impattato più di Bentancur, c'è stato anche un po' più di equilibrio, anche se poi il gioco purtroppo è venuto meno, perché sicuramente Bentancur ha più geometrie rispetto al francese, ma il francese ha più fisicità rispetto all'uruguagio, quindi ci sono dei pro e dei contro. Cambiando questi due centrocampisti cambia anche un po' tutto il modo di giocare della Juventus, ma sono anche momenti chiave della partita. Poi bisogna dare una valutazione a Ramsey. Allora, Ramsey io sono contentissimo che l'abbia risolta, cioè sono proprio felicissimo, non mi è piaciuto il trattamento che gli è stato riservato, cioè entrare e poi uscire all'interno della stessa partita. Questa è una cosa che proprio non mi è piaciuta, avrei piuttosto tolto Arthur, dato che l'aveva fatta tutta dall'inizio e comunque Arthur difficilmente l'abbiamo visto giocare per 90 minuti consecutivi. Però Ramsey non penso che abbia fatto una grandissima partita nemmeno ieri sera, poi ha avuto il grandissimo onore e la grandissima fortuna e la grandissima bravura di risolvere questa partita con Frabotta, l'assist e il gol. E probabilmente Ramsey avrebbe segnato anche nell'occasione in cui Ronaldo davanti al portiere si fa ipnotizzare, però per il resto ancora una volta non l'ho visto impattante. 6,5, perché comunque a me importa la giocata, a me importa la giocata che va a finalizzare il risultato, e quindi la giocata di Ramsey c'è stata. Non mi interessa se stava beccando il portiere, non mi interessa niente, ha fatto gol. Mi dispiace che sia uscito, perché è proprio una roba che nella testa anche del giocatore magari non è fighissima, però 6,5 secondo me se lo merita perché ha risolto la partita. Il gol della vittoria è segnato da Aaron Ramsey su assist di Gianluca Frabotta, e di questo siamo contentissimi. Spero che possa ancora dare ancora di più, perché nella testa di Pirlo è un titolare, uno dei pochi giocatori che non riescono a uscire dalla formazione titolare, e quindi spero veramente che possa dare sempre, sempre, sempre di più. Chi se ne frega se a me non piace, chi se ne frega se anche a voi non piace, se piace a Pirlo e Pirlo lo considera un titolare indispensabile all'interno della squadra, giusto così, e quindi tanta fortuna e in bocca al lupo ad Aaron Ramsey per il futuro. Poi voglio parlare un po' di quello che secondo me è stato veramente il giocatore che ha spaccato la partita, l'ha disintegrata. Ovviamente Danilo è il migliore in campo, ma l'uomo che ha spaccato la partita è Kulusevski. Kulusevski è entrato, ha creato tante occasioni da gol, ha creato veramente tante palle importanti, interessanti da finalizzare. L'ho scritto su Twitter, una delle cose che mi è piaciuta di più è stata la palla incredibile, bellissima, che dà Kulusevski a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo poi si divora quel gol, ma la giocata di Kulusevski rimane. La fortuna di avere tanti campioni è questa. In una serata no di Cristiano Ronaldo hai dei giocatori come Kulusevski che te l'accendono. Poi non l'ha risolta perché Ronaldo l'ha sbagliata, ma Kulusevski non ha sbagliato niente, ha fatto un passaggio di livello altissimo. E Kulusevski ha avuto un buonissimo impatto, esattamente come col Milan. E guarda caso, in tutte e due le occasioni vicino alla porta, la seconda punta, in attacco, con Ronaldo. Credo che quella sia la sua collocazione ideale, quindi meno compiti difensivi di copertura, e più libertà e più estro e più fantasia, più possibilità di dribblare e di creare superiorità numerica. Credo che quella sia la posizione migliore per il modulo di Pirlo in questo momento, dove collocare Kulusevski. Quindi 7 a Kulusevski, che nonostante non abbia impattato con un gol o con un assist, ha fatto veramente tante giocate determinanti. Mi è piaciuto come è entrato e come l'ha affrontata da subentrante.
Poi c'è Pirlo, ancora una volta, io voglio premiarlo, voglio dare il 6,5 perché comunque il Sassuolo ci ha dato filo da torcere, ma alla fine la Juventus fa 3 su 3 e non era ancora mai successo. E questa è una cosa importantissima. E Pirlo lo sa che in questo momento contano i punti più che la prestazione e probabilmente questa squadra sta facendo questa metamorfosi, sta cambiando mentalità non a caso, ma proprio perché sanno che non c'è più tempo. Non c'è più tempo, ogni punto perso adesso è un punto perso e fine. E il sogno scudetto si allontana sempre di più. Quindi bravi, ora c'è da preparare il Genoa, poi c'è da preparare l'Inter, c'è da lavorare sul calciomercato, vediamo se arriverà qualcosina. Per il momento sono soddisfatto perché la classifica in questo momento ci fa respirare un po', ma sappiamo che non è un respiro profondo che possiamo fare, siamo sempre lì che stiamo annegando. Se vogliamo tornare in superficie c'è da nuotare. Dai ragazzi, forza Juve.